Buon salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusate i miei capelli da pazza, ma tra poco devo andare in live sul mio canale Viola, che vi lascio sempre qua sotto. Ultimamente sto facendo delle live di mattino, pomeriggio, di sera non le faccio mai perché sono troppo stanca. Comunque, allora, se siete degli streamer, se avete un canale YouTube o un canale Viola, eccetera, vi interessa entrare in un Discord, contattatemi in privato sui miei social e ne parliamo. Perché ovviamente il Discord non lo metto pubblico perché selezioniamo solo alcuni tipi di persone che sono interessate a collaborare, a volere, non so, non dico solo più iscritti, quindi non è un follow for follow, ma è proprio una collaborazione vera e propria con vari streamer di varie piattaforme. Procediamo con il video. È un po' che non facevo questo video. Tra l'altro, una parte del video la dedico a Woman Chic, che vi lascio sotto se riuscirò sopra il suo link. È una ragazza che tratta principalmente make-up, perché grazie a lei ho capito molte cose nel campo dei make-up, a parte come sistemo i miei capelli la mattina, perché purtroppo il bagno è occupato e la spazzola io la tengo in bagno, se di solito non la tengo in camera. Allora, ho comprato varie cose che hanno tutte a che fare con il make-up. Una sola non la potete vedere perché ce l'ho nello zaino, però ve la spiegherò, perché per prenderla la vedo molto alta. Alcune cose hanno a che fare con il make-up, non tutte tutte, sto cercando di prenderle perché ce l'ho tutte sparse nel letto. L'altra metà invece avrà a che fare con un'altra ragazza che è sempre anche lei una youtuber che si chiama Pinocchio. Non sono più abituata a dire YouTube. Allora, vi faccio vedere. Iniziamo con. Non è tutto preso da Kiko, ovviamente. Per la maggior parte delle cose sì. Sempre lo scontrino. Allora, andiamo con la busta. Ho preso. C'è una cosa che non c'è niente. Allora, number one, l'ho preso, c'è anche Bottega Verde. Bottega Verde. Non volevo spendere tanto, ragazzi, quindi. Però mi sto trovando bene. Bottega Veneta, ho preso una matita occhi intensive. Non penso che sia waterproof perché non c'è scritto. Però va bene lo stesso. Tanto mi devo fare l'interno dell'occhio e ogni tanto fare qualche trucco, queste cose qua. Ed è questa qua sarebbe. È nera nera con vitamina A, B, C, D. E cera d'api, eccetera, eccetera. È carina. Scrivo anche bene, c'ho anche il tempera matite, io non sopporto quelle che si svitano. E l'avevo già provata che l'avevano regalata, non è male, ha un tratto abbastanza nero, poi tanto mi serve più caldo per fare qua all'interno dell'occhio. E intanto quando sono di corsa la uso, diciamo, al posto dell'eyeliner. Questa qua, se non sbaglio, non so se c'è lo scontrino qua. No. Vabbè, con questa cosa, se non sbaglio, questa l'ho pagata intorno ai 3-4 euro perché la scontava. Poi ho preso questo qua che è favoloso, è del mio nuovo eyeliner, che se riesco ve lo faccio vedere, non, perché se io lo scarto è un eyeliner, a pennarello, con la penna che si mette così nero nero, e questo invece è Water Resistant, nero supremo. Questo qua se non sbaglio invece l'ho pagato un po' di più, me lo ricordo bene, costa sui 7-8 euro, però questo mi dura veramente tantissimo. Mi sono andata bene sempre in Bottega Verde e devo dire che mi sono andata molto bene. Il pennello è un po' più spesso perché a me quei pennelli fini non mi piacciono, però mi trovo bene, ha una linea abbastanza pulita, si asciuga in fretta e niente, tutto questo qua. Bottega Verde penso che ho finito. Passiamo a Kiko. Kiko ha preso un bel po' di roba che c'erano degli sconti. Questo lo volevo da tantissimo tempo, è un lip gloss volume idratante eccetera, che si può mettere anche sotto la mascherina, non mi dà problemi, è questo. Ha un effetto strano, raga, sa tipo di menta quando lo mettete. Cioè, adesso vi faccio vedere tanto. Ho le labbra abbastanza pulite. Se voi fate così, e lo mettete, idratante, ma poi la cosa strana di questo coso è che vi fa le labbra. Sì, è tipo lucida labbra, però. È idratante, poi dopo un po' ha tipo una strana cosa di menta. Non so, l'ho pagato penso sui 4-5 euro perché era scontato. E l'ho visto là e mi piaceva veramente tanto. Però devo dire che sono rimasta molto, molto contenta. Anche molto felice. Volevo cercare l'italiano, ma ahimè. Di qua. Crema labbra perfezionatrice effetto volumizzante. Nutre e ridefinisce la riva del naturale colorito delle labbra. Intanto mi sento fresca con la mascherina, quindi è una cosa buona. Questo qua, ottimo acquisto, sono molto contenta. Questo invece, ve lo faccio vedere, è veramente bellissimo. E devo ringraziare, questa è la sua scatolina. Devo ringraziare Woman Chic, che questo è un primer per gli occhi. Perché
Ho comprato questo primer per gli occhi, perché io non so neanche che cazzo era un primer, quindi devo ringraziarti, che serve per, diciamo, fissare la base, cioè lo si mette prima di fare tutto tutto il trucco dell'occhio, e in teoria dovrebbe rimanere. Dovrei comprarmi anche lo spray, perché vorrei farlo per i cosplay. E poi c'è anche lo spray fissante, solo che avevo pochi soldi, ho detto, proviamo con il primer. Questo è naturale, non ha nessun tipo di glitter o queste cose qua, perché non mi piaceva quello glitterato. Questo è quello normale, così poi glitter le metto dopo. Sveglia. Questo lo devo assolutamente provare quando faccio quei trucchi molto sfumati, o almeno ci provo. Grazie per avermi fatto scoprire che cos'è il primer. Non l'ho pagato nemmeno tantissimo, devo dire. Intorno ai 5-6 euro, se non sbaglio. Ce l'ho scritti qua perché cacchio me li devo inventare. Allora, l'ipe volume l'ho pagato 6,99. Poi il primer. Oh no, no. No. Non si saprà. Allora, Schultel. Questa è un'altra cosa. No. 7,99 l'ho pagato. Però devo dire che merita. Questo invece è fantastico, raga. È di Wonder Woman. Era tra quelle cose in offerta. Che se prendevi tre cose, la terza non la pagavi. Ed è il rossetto metallizzato di Wonder Woman, che è quel matte. Io l'ho pagato 5 euro. 5 euro, sono sbagliato. Ho usato tutto 5 euro. Ho pagato 5 euro. Metal Power Lasting là. 5 euro ed è matte di questo colore qua, ovviamente molto meno sulle labbra. Ed è matte, pensavo fosse un guscio di labbra a caso, invece è bellissima, mi piace un casino. Io ne volevo uno che non fosse troppo. Adesso mi sta facendo quell'effetto strano, rinfrescante sulle labbra, ma è fantastico. Questo infatti l'ho pagato 5 euro. Poi, beh, uno degli oggetti non l'ho pagato perché se ne prendevate 3, il terzo non lo pagavate. Questo l'ho pagato 5 euro, mi piace veramente tanto, l'ho provato anche. E sta benissimo con questa che mi sono comprata, sempre a 5 euro. L'altra cosa che mi sono comprata 5 euro nello zaino, ma non l'ho pagata perché appunto la terza non veniva pagata. Matita Double Fax. Da una parte è blu, ma un blu tipo metallizzato con i glitter. L'altra parte è dorata. Dorato, glitterato. E sta benissimo con il rossetto perché l'avevo provato una volta. E devo dire che sono molto contenta, anche questa qua è di una linea della Kiko Holiday Gems, e devo dire che mi sono trovata, l'ho provata anche, mi è andata molto bene, è molto cremoso, quindi va messo con un ombretto sotto di base, però mi sono fatto proprio la sfumatura, sia, cioè, adesso non lo faccio perché sennò viene una schifezza, mi sono fatto la sfumatura qua a partire dal dorato, poi ho fatto la parte blu mischiando insieme, viene fuori un tono di verde, un smeraldo, ma è veramente bellissima, ragazzi. Quindi ve la consiglio. Questa qua l'ho pagata sempre 5 euro. La cosa che non ho pagato è un stick. È uno stick che è lo stesso colore di questo, verde. È uno stick protezione 50 per il viso che sa di fragola. Ce l'ho nello zaino perché me lo sono portato in montagna, lo porto anche in giro. È uno stick più o meno così, protezione 50 più, che lo metto sul viso. Si può mettere anche sulle labbra. E io questa cosa lo metto anche sul tatuaggio, perché è fatta stick così. E devo dire che sta funzionando molto bene. In totale ho pagato 26,53 euro e ho preso praticamente solo da Kiko. Ho preso la busta, vabbè, era molto bella. Uno appunto, face stick 50 più, Holiday Gems duo pen. Lo stick ho pagato 6,50 euro. 5 euro, no, stick 5 euro, scusatemi. Poi ho preso Holiday Gems, l'app volume trasparente, Natural Ice Base che sarebbe il primer, e luce dell'app Wonder Woman, 26,50 euro, però ne vale la pena perché non so neanche la testa. Queste sono tutte le cose di Kiko, che le tengo qua da parte perché poi le devo fare una sezione, i trucchi che devo buttare e quelli che devo ottenere. Poi, sempre nel ramo make-up, ho preso invece su internet perché non li trovavo mai. Ce la posso fare. Allora, uno ha perso già la copertura. Allora, io non ho mai dei pennelli per truccarmi perché sono scema, tranne quelli che vi do in dotazione. Allora, cosa mi sono comprata? I pennelli.
Finalmente sono una donna con i pennelli per truccarmi. Allora, il pennello professionale per tutto il resto ho preso questo. Solo questo costa 3,50 euro. Che è quello che mi hanno detto che serve per l'ombretto. Adesso qualcuno mi spiegherà come usarli. Questo qua, che è fantastico ed è molto carino. Non è tra i più ovviamente professionali al mondo, però me l'hanno parlato molto bene. Quello che ho pagato di più ed è questo qua. Poi tutti gli altri invece sono per il trucco. Cioè, c'è questo qua, questo, c'è quello per le labbra. Una bassa gamma. Belli del cazzo. Pendeli di ogni genere. Questo non so nemmeno cosa serva, però lo scoprirò. L'importante è che ho tipo quelli per l'ombretti, tipo questi qua, che sono molto carini. Questo qua, insomma, cosa serva, però lo scoprirò con dei tutorial. Però l'importante è che c'ho questo, che è quello che ho visto che si fanno anche le sfumature, che è quello che è appunto, vedete, differente dagli altri. Li ho presi tutti sul sito di AliExpress. Mi sono assicurata che non avessero cose strane all'interno, perché devo andare a truccarmi. Allora, quello lì piccolino ho pagato sui 3,50 euro, più 1 euro di spedizione, quindi 4,50 euro, che è quello più professionale. Tutti gli altri li ho pagati 7 euro, tutti compresi, con lo sconto che avevo 5 euro. Però, diciamo che devo usarli per truccarmi alla fine. E, boh, penso che per... Ah sì, dimenticate in bagno. Ho preso anche il tonico struccante. Quello però l'ho comprato da non mi viene in mente la marca, raga. È tipo Kiko, ma ha un altro nome, con la W doppia. Se vi viene in mente scrivetelo. Ho comprato lo struccante bifasico, che se lo scuotete si mischia e toglie il trucco, in teoria anche quello più profondo del vostro viso. E quello l'ho pagato, se non sbaglio, sugli 8 euro, perché purtroppo costava. Però l'ho lasciato in bagno, perché lo uso in bagno. Sono scema io. E boh, penso che finirò qua il video senza farvi vedere le altre cose, perché penso che il video sia durato già abbastanza. Farò un secondo video sugli altri acquisti che ho fatto, che non c'entrano niente col make up. Quindi ringrazio Women Chic invece per perché mi ha spiegato varie cose su tipo che cos'è il packaging, che cos'è il primer. Grazie. Non guardare i miei capelli in questo momento. Niente, noi ci vediamo al prossimo video, dove vi spiegherò invece le cose che ho comprato, invece ispirandomi all'altra youtuber che si chiama Pinocchio. Ciao.